Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno. Come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Buongiorno, pace di Cristo! Buongiorno, pace di Cristo! Oggi 17 ottobre del 2016 siamo qui su Podcast Antioca di Torino e Milano. Amen. Per un nuovo appuntamento di Good Morning Italia. Amen. Ringraziando il Signore veramente insieme come possiamo lodarlo e glorificare nel nome di Gesù Cristo. Grazie, veramente Signore, questa Gesù. Mattina vogliamo dare un buongiorno a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Amen. Per chi ci seguirà dopo, per chi ascolterà la puntata dopo, Dio ti benedica. Amen. Veramente voglio invitare in questa mattina, prima di iniziare questo episodio, prima di iniziare questo podcast da vivo, voglio veramente pregare il Signore Gesù Cristo che possa guidare veramente questa riunione. Amen. Signor Gesù, grazie, Padre Santo, Signore, io ti ringrazio, Signore, per questa mattina, Signore, per questa opportunità che tu ci dai, Signore Padre Santo, Signore, per lodarti e glorificarti, Signore Gesù Cristo, Signore. Grazie, Padre Santo, Signore, come tu, Signore, ci aiuti, Signore Gesù, come tu ci dai parola, Signore, come tu, Signore, veramente, Padre Santo, Signore, ci porta avanti, Signore Gesù. Aiuta, Signore, i miei fratelli, Signore, le mie sorelle, Signore, e veramente, Signore, che tu, Signore, possa toccare, Signore, il loro cuore. Cuore, Signore, in questa mattina, Signore, per chi ascolterà, Signore Gesù Cristo, mettiamo davanti a te ogni cosa, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Pace di Cristo, cari ascoltatori, buongiorno, pace di Cristo. Siete in collegamento con Podcast Antioca, con Good Morning Italia. Parla con voi il fratello Enzo e la sorella Deborah. Gloria sia al nome del Signore. Ringraziamo il Signore come ancora oggi ci ha donato quest'altro giorno di vita. Oggi è lunedì 17 ottobre del 2016 ed è il 291esimo giorno dell'anno. Il sole sorge alle 7:26 minuti e tramonterà alle 18:25 minuti. Gloria sia al nome del Signore. Qui in Piemonte è iniziato, in teoria era iniziato nell'autunno, però con le temperature siamo già nelle temperature invernali, con giubbotti, con sciarpe, siamo, gloria sia il nome del Signore, con questo fresco che è arrivato. E adesso vogliamo dare uno sguardo alle previsioni del meteo, prima per quanto riguarda l'Italia. Amen. Per il nord Italia, cieli in prevalenza nuvolosi ma senza fenomeni, con tendenza a qualche debole pioggia o piovigine la notte. Temperature in lieve calo, massime tra 18 e 21 gradi.
per il centro Italia, foschie e nubi basse al mattino lungo l'Adriatico, più sole altrove, ma con nubi stratificati in ispessimento, temperature stazionarie massime tra 19 e 22 gradi. Per il sud Italia si rinnovano condizioni di bel tempo con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, velature in serata da nord e nubi sulla fascia ionica, temperature stazionarie massime tra 21 e 24 gradi. Per Torino invece? Amen, fratelli, per tutti i santi che ci ascoltano da Torino. Oggi è una giornata nuvolosa, la temperatura in questo momento, che sono le ore 7, sono tra intorno alle 11 gradi centigradi e arriverà una massima di 18 gradi centigradi con un'umidità che va dall'82 al 70%. Ovviamente, fratelli, attendibilità sono tra l'80 e il 90%, quindi un'attendibilità alta. Le previsioni sono state a cura di trebimeteo.com. Amen. A me insieme oggi, come abbiamo iniziato il mese di ottobre con un capitolo del proverbio al giorno, oggi leggeremo insieme, oggi è 17 ottobre, quindi leggeremo insieme proverbi 17. Amen. È meglio un tozzo di pane secco con la pace che una casa piena di carni con la discordia. Un servo sagace dominerà su un figlio che fa vergogna e avrà parte all'eredità insieme con i fratelli. Il crogiuolo è per l'argento e il fornello per l'oro, ma chi prova i cuori è il Signore. Il malvagio dà ascolto alle labbra inique e il bugiardo dà retta alla cattiva lingua. Chi deride il povero oltreggia colui che l'ha fatto, chi si rallega dell'altrui sventura non rimarrà impunito. I figli dei figli sono la corona dei vecchi e i padri sono la gloria dei loro figli. Un parlare solenne non si addice all'uomo da nulla, quantomeno si addicano a un principe labbra bugiarde. Il regalo è una pietra preziosa agli occhi di chi lo possiede, dovunque si volga egli ha successo. Chi copre gli sbagli si procura amore, ma chi sempre vi torna su disunisce gli amici migliori. Un rimprovero fa più impressione all'uomo intelligente che 100 percosse lo stolto. Il malvagio non cerca che ribellione, ma un messaggero crudele gli sarà mandato contro. Meglio imbattersi in un'orsa derubata dei suoi piccoli che un insensato nella sua follia. Il male non si allontanerà dalla casa di chi rende male per bene. Cominciare una contesa è dar la stura all'acqua, perciò ritirati prima che la lite si inasprisca. Chi assolve il reo e chi condanna il giusto sono entrambi detestati dal Signore. A che serve il denaro in mano allo stolto? Ad acquistare saggezza? Ma se non ha senno. L'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. L'uomo privo di senno dà la mano e si fa garante per altri davanti al suo prossimo. Chi ama le liti ama il peccato, chi alza troppo la sua porta cerca la rovina. Chi ha il cuore falso non trova bene e chi ha la lingua perversa cade nella sciagura. Chi genera uno stolto ne avrà dolore e il padre dell'uomo da nulla non avrà gioia. Un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto fiacca le ossa. L'empio accetta regali di nascosto per pervertire le vie della giustizia. La saggezza sta davanti a chi ha intelligenza, ma gli occhi dello stolto vagano agli estremi confini della terra. Un figlio stolto è una tribolazione per il padre e un'amarezza per colei che l'ha partorito. Non è bene condonare il giusto, fosse anche a un'ammenda, né colpire i principi per la loro onestà. Chi modera le sue parole possiede la scienza e chi ha lo spirito calmo è un uomo intelligente. Anche lo stolto, quando tace, passa per saggio. Chi tiene chiusa le labbra è un uomo intelligente.
cielo, fai piovere. Per chi si è collegato in questo momento, siete collegati con podcast di Antioca, di Torino e Milano. Veramente vogliamo ringraziare il Signore per questo proverbio, proverbio numero capitolo 17. Amen. E veramente vogliamo ringraziare con tutto quello che il Signore ci dà, giorno dopo giorno, sentire un sentire veramente di un pastore che è dall'America, sta promuovendo veramente questo un proverbio al giorno per tutti i giorni di ottobre. Amen. Quindi 31 ottobre di 31 giorni, 31 capitoli dei proverbi. Oggi è giorno 17, siamo con proverbio numero 17. Gloria a Dio. Così veramente vogliamo ringraziare il Signore per tutto quello che Lui ci dà e passare alla parola di Dio. Fratelli, questa mattina voglio condividere con voi Apocalisse capitolo 3, dal verso 14 al verso 22. Questa è una parte dove il Signore parla all'angelo della chiesa della Laodicea. Noi sappiamo benissimo chi è l'angelo. L'angelo in questo momento è praticamente chi è messo a vegliare sulla chiesa, chi gli è affidata, una chiesa veramente ringraziando il Signore, è il pastore, e quindi sta parlando al pastore che possa dire alla chiesa quello che veramente sa, cosa gli vuole dire il Signore, no? Alleluia. E alla chiesa di Laodicea il Signore gli dice questo: e all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi queste cose, dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. O fossi tu freddo o caldo, così, perché sei tiepido o non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. A me, fratelli, questo è quello che veramente colpisce il mio cuore. Oggi voglio dirti veramente non essere né freddo e né caldo, ma neanche, no scusate fratelli, o sei freddo o sei caldo. Amen. Non essere tiepido, che non è freddo e né caldo. Amen. È veramente un gioco di parole che questa mattina mi ha preso. Però cosa sei veramente oggi? Nelle tue convinzioni, alleluia, nella tua fede, cosa veramente hai deciso di essere oggi, fratello? Che veramente tu hai creduto nel Signore Gesù Cristo, ti sei battezzato nel nome di Gesù Cristo, hai ricevuto lo Spirito Santo. Alleluia. Cosa veramente ti ferma, cosa veramente ti frena, cosa veramente ti fa essere freddo, oppure cosa ti fa essere tiepido? Dio odia chi è tiepido, odia veramente a chi veramente sta nel cammino del Signore, però vuole stare e non stare. Amen. Cioè a metà. Alleluia. E quando il Signore dice io ti sto per vomitare dalla mia bocca, praticamente come abbiamo detto veramente in questi giorni, come ho detto ieri, un mezzo credere o un mezzo ubbidire praticamente è incompleta o completa disubbidienza, oppure completa veramente incredulità. Amen. Per dire veramente questo. E fratelli, se sei tiepido diventa sempre più caldo verso il Signore. Credi, se tu credi, credi in tutto, non credere veramente a metà, non credere oggi credi, domani non credi, oppure oggi veramente vuoi essere, sei
caldo per il Signore, poi dopo domani sei di nuovo freddo, ti allontani dal Signore e nella tua media sei un tiepido. Nella tua media veramente tutto quello che fai per il Signore ti vede tiepido, il Signore ti vede veramente a metà. E dice, poiché tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei quello che è disgraziato e miserabile, è povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti e non farti apparire così la vergogna della tua nudità e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Molti veramente hanno gli occhi chiusi, alleluia, hanno gli occhi bendati. Molti veramente non sanno dove stanno andando e sono battezzati nel nome di Gesù, hanno lo Spirito Santo, vanno in chiesa tutti i giorni, partecipano veramente alle riunioni, però davanti al Signore, il Signore ti vede cieco, ti vede nudo, ti vede veramente come un disgraziato, ti vede veramente come qualcuno che è in completa disubbidienza, in completa veramente incredulità. E anche se tu tutti i giorni pensi che quei 5 secondi di preghiera, oppure la preghiera che fai a pranzo, oppure in quel modo che tu lavori verso il Signore, pensi che quelle 4 cose che fai forse fisicamente per il Signore, o fai qualcosa per sia tutto, fratelli, alleluia, che per fare un'attività in chiesa qua e là, non è quello che il Signore chiede, non è quello che il Signore vuole da te, ma il Signore vuole che tu credi completamente e ciecamente alla sua volontà e nelle tue convinzioni che il Signore ti ha dato nella sua parola. Veramente non puoi essere tiepido, alleluia, o sei freddo o sei caldo. Amen. E fratelli, questa è la parola che veramente è rimasta nel mio cuore, anche come ieri al culto, veramente come siamo rimasti nel culto. Abbiamo avuto un bellissimo culto evangelistico con il pastore Pedro Guzman e con tutti quelli che veramente hanno partecipato, e voglio ringraziare il Signore per come sono venuti ospiti, come sono arrivati veramente persone da fuori, senza nessun motivo, gente che arriva e vuole ascoltare della parola di Dio, gente che vuole ascoltare veramente tutto quello che il Signore Gesù Cristo che porta alla Chiesa, che porta veramente ai santi che devono essere salvati, come dice in Atti 2:47. Amen. Così voglio passare la parola a mia moglie che possa continuare ancora nella programmazione. Amen, alleluia, gloria sia il nome del Signore. E veramente ringraziamo il Signore per questo meraviglioso weekend che è avvenuto qui nel Piemonte, nella chiesa di Dio di Torino. Gloria sia il nome del Signore, un bellissimo culto, lo potete trovare anche nelle ultime registrazioni con il tema Luca 11, e vi invitiamo ad ascoltarlo. Per chi non l'ha fatto, potete trovarlo anche sulla pagina Facebook, sull'app Antioca, e nella programmazione di podcast on demand. Scegliete un momento veramente della giornata, state lì e scegliete la vostra predica, scegliete la vostra puntata, mettete il play e alimentiamoci della parola del Signore. Gloria sia il nome del Signore. Come ancora il Signore ha permesso l'inizio di questa nuova settimana, buon lunedì, e per questo abbiamo anche una news che vogliamo annunciare a tutti gli ascoltatori di podcast Antioca di Torino e di Milano. Un saluto e una benedizione speciale per il ministro incaricato Bracuto e la sorella Ilaria, come venerdì sera è arrivata la piccola Grace Vittoria. Gloria sia il nome del Signore, che Dio vi benedica da parte di tutto lo staff di Podcast Antioca, da parte di tutta la chiesa di Torino, da parte di tutta la chiesa sicuramente dell'Italia che ci ascolta in qualsiasi posto dell'Italia. Benedizioni veramente nella vostra vita, che il Signore possa guardare, proteggere Grace che è arrivata, anche il grande Isaia, e soprattutto il Signore continua a usare il ministro Bracuto con sua moglie lì dove il Signore li ha posti, nella città
di Milano. Gloria sia il nome del Signore. Dopo questa news veramente che ha rallegrato i nostri cuori, tutti eravamo in attesa della piccola Grace che si è fatta attendere, però gloria a Dio, tutto nei tempi del Signore. È una grande gioia condividere questo come famiglia di Cristo. Gloria sia il nome del Signore, cari ascoltatori. Voglio annunciare qualche programma radiofonico che sarà in questa giornata insieme come live. Ci sarà ancora dopo Good Morning Italia, nella giornata ci sarà One Day at a Time, A Tavola con Gesù, Levantate Risplandesse, la puntata dei bimbi alle ore 18 e alle 19 la puntata delle sorelle. Siamo in allerta con qualche messaggino che arriverà come avviso per le sorelle. Non perdete questo meraviglioso appuntamento che abbiamo insieme ogni lunedì alle ore 19. Il Signore sta parlando fortemente a noi come donne, veramente donne che inginocchiate dinanzi alla presenza del Signore in preghiera, veramente stare lì, combattere nello spirito e contro ogni cosa che vuole giungere come dardo infuocato contro la Chiesa di Cristo. Quindi siamo lì in preghiera, donne infuocate per Cristo, e alle ore 19 non mancate l'appuntamento per tutte le sorelle della Chiesa di Torino, e non solo, ci sarà anche un live, quindi tutte le sorelle dell'Italia potete ascoltare e possiamo condividere insieme il messaggio che il Signore darà questa sera. Quindi gloria sia il nome del Signore, e penso che siamo arrivati quasi alla fine del programma. Amen. Così vogliamo iniziare con i saluti, e veramente voglio ringraziare il Signore come ci ha dato questa opportunità e salutare a tutti. Io voglio fare i saluti ai fratelli che stanno andando al lavoro, che si sta preparando, per chi si sta ancora, per chi già sta lavorando, per chi sta tornando dal lavoro, ovviamente per chi lavora di notte. Ringraziamo il Signore Gesù Cristo per come Lui ci dà questa possibilità di lavorare, per come Lui ci dà questo lavoro, per chi ha l'opportunità di lavorare. Per chi non sta lavorando, non perdere la speranza, non perdere veramente il tuo cercare il lavoro, perché il Signore ha il lavoro già per te, il Signore ha un lavoro veramente già pronto lì per te, è solo veramente da aspettare nel tempo giusto e cercarlo veramente come Dio vuole. Amen. Amen. Ancora sulla pagina Facebook troverete anche ogni annuncio, la pagina Facebook della Chiesa di Torino è Antioch Apostolic Church, state lì, veramente ogni parola, ogni qualcosa che sente il servo del Signore, lo condivideremo insieme lì sulla pagina Facebook. Attenti alla voce del Signore. Per le sorelle vogliamo dire: una bella donna usa le sue labbra per verità, la sua voce per la bontà, il suo ascolto per compassione, le sue mani per la carità e il suo cuore per amare. Per quelli che non sono come lei, lei prega. Amen. Quello che dicevamo prima, una donna invocata per Cristo stasera alle ore 19. Mi raccomando, sorelle, con i bambini, con il loro papà, noi insieme possiamo gioire questo momento attenti alla presenza del Signore. Passiamo, cari ascoltatori, volevo passare al verso di chiusura, così che chiudiamo questa puntata nel nome del Signore Gesù Cristo, per come ci ha guidato in questa puntata, e vi auguriamo ovviamente una buona giornata nell'amore del Signore, con la pace del Signore nelle vostre vite, mettendo il Signore al primo posto e tutto il resto poi dopo. Il verso di chiusura è in Salmi capitolo 18 versetto 30: la via di Dio è perfetta, la parola del Signore è purificata con il fuoco, egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in Lui. Amen. Amen. Così, prima di lasciarvi veramente con un canto, volevo ringraziare il Signore per tutto quello che veramente ha potuto darci in questa mattina, e ti ricordo: non essere né tiepido, né essere né freddo e né caldo, no, amen Signore, di essere caldo davanti alla presenza del Signore Gesù Cristo, e non essere né freddo e né caldo, ma non sei, no, amen fratelli, di non essere tiepido. Alleluia, amen.
E davanti al Signore veramente questa mattina voglio salutarvi, un saluto al fratello Enzo, dalla sorella Deborah. Buongiorno, pace di Cristo. Good morning, it's time to rise and shine.